Avere pazienza con me. Allora, Ari, buongiorno. C'è un altro dovrebbe video? Esserci, no, dovrebbe esserci la presentazione. La presentazione, perfetto. Sì. Energie rinnovabili e opera in oltre 31 paesi europei, oltre a Stati Uniti e Asia. In Italia siamo protagonisti del mercato energetico da oltre 20 anni e oggi al centro della nostra strategia mettiamo sostenibilità e capacità di innovare. Ci impegniamo nel campo dei PPA per l'utilizzo di energia 100% sostenibile. Crediamo nelle smart city, aiutando la crescita della mobilità sostenibile. Perché il pianeta è uno solo e per salvarlo dobbiamo metterci tutta la nostra energia. Mi ha fregato qualche secondo, però adesso con la presentazione riusciamo. Presentazione in PowerPoint, ecco, quella che avevo preparato. Questa era più di comunicazione. Buona, ti concederò un minuto in più. Grazie. Quando parte... Intanto benvenuto, se ti vuoi presentare. Grazie, sì, sì, io rappresento la ESCO del gruppo Axpo, sì. Quindi chi si occupa di efficienza energetica. Infatti in questa breve presentazione proviamo a focalizzarsi sul concetto di efficienza e poi ci specializziamo per qualche slide su quello di autoconsumo. Sì, in modo tale da dare qualche impatto. Lettura critica in base a quello che abbiamo detto in questa mattinata mi servirebbe. Parte di va bene, sì. Ci proviamo. Bene, ci proviamo. Ottimo. La presentazione non la vedo ancora, non la vediamo ma nessuno, intanto, però arriverà. Cioè, dovrei immaginarmi, ecco, eccola, eccola. Che adesso la vedo. E, intanto facciamo una brevissima parentesi, efficienza versus risparmio energetico. Il risparmio sono tutti quei comportamenti, quelle attitudini talvolta che portano anche a qualche piccola rinuncia per risparmiare energia. L'efficienza invece è un'altra cosa, l'efficienza è un ambito del mondo energy che si occupa della creazione di soluzioni che permettano a parità di comfort, quindi a parità di prodotto energetico, di consumare meno e quindi di avere degli aspetti evidenti, positivi, per esempio sulle emissioni climalteranti. Pensate che negli ultimi 20 anni gli interventi di efficienza energetica a livello globale, quindi nel mondo, hanno portato a una riduzione del consumo energetico di oltre il 12%, che vuol dire fondamentalmente che è come se l'Europa per un anno intero non avesse consumato energia. Quindi oltre a questo dato importante c'è il fatto che abbiamo risparmiato 4 miliardi di tonnellate di CO2 e, come diceva il collega di team qualche minuto fa, guardiamoci attorno, pochissimo oggi ancora efficientato. Quindi da lì si può partire con, insomma, facendo un lavoro estremamente più corposo e che porti a risultati estremamente evidenti. Per quello si dice che l'efficienza energetica è un po' il primo combustibile, diciamo, perché è la prima alimentazione di energia a basso consumo. Se andassi avanti, quello più forse questo non più non lo so, sto provando tutti, eccoci. Qui però parliamo molto di città in questa bellissima iniziativa, quindi come efficientiamo le città? Ne abbiamo parlato molto prima, sicuramente attraverso una riqualificazione energetica, al netto di tutto ciò che è stato detto sul super bonus, su tutto ciò che poteva essere fatto meglio o modificato nel tempo, sicuramente ha avuto il pregio di mettere nuovamente sul tavolo, sul dibattito, come tema di dibattito, il fatto che non si passa, se non si può fare una riqualificazione urbana delle nostre città, una riqualificazione estetica anche se vogliamo, se non attraverso una riqualificazione energetica, cioè mettere un cappotto termico che fa ricomporre la facciata degli edifici, un fotovoltaico a tetto, una colonnina per fare ricarica elettrica, una caldaia a condensazione, riduce i consumi, riduce la bolletta e abbellisce le città. Di conseguenza il tema è per noi fondamentale, insomma come Axpo ci abbiamo lavorato molto. Così vale per la mobilità sostenibile, io sono milanese quindi di smog me ne intendo, nel momento in cui capisco i prezzi dell'energia elettrica oggi non favoriscono uno sviluppo della tecnologia, ma lì si va, la vivibilità di una città dipende senza alcun dubbio da una elettrificazione dei consumi per la mobilità. E in ultimo l'autoconsumo, ma anche questo magari lo approfondiamo con delle slide. Allora, esistono diciamo tre tipologie di autoconsumo nel nostro paese, quello collettivo, di semplice intuizione, molto intuitivo, ovvero siamo nello stesso edificio, centro commerciale o condominio e le utenze beneficiano dell'energia rinnovabile, in questo caso prodotta. Quello che chiamiamo esteso, ovvero più siti con una stessa ragione sociale possono in qualche modo gestire la generazione energetica, uno genera e l'altro in qualche modo gode di quella non autoconsumata dal primo sito, poi entriamo in un filo nel dettaglio, sempre negli 8 minuti. Più qualcosa. E in ultimo l'evoluzione,
che anticipo già essere la mia parola chiave, che è la comunità energetica. La comunità energetica non è altro che una evoluzione degli autoconsumi collettivi ed estesi, ovvero la possibilità di connettere varie utenze anche con ragioni sociali differenti, basta che siano sottese alla stessa cabina primaria di alta o di media. Sostanzialmente questi sono i tre scenari di aggregazione, possibili di aggregazione utenze nel nostro paese. Tutta l'energia che non viene direttamente consumata, quindi fisicamente consumata dalle utenze sottese a, ad esempio, a un impianto fotovoltaico, che è un po' l'emblema della, della energia rinnovabile, diciamo, da installare sul tetto di edifici, tutta quella che non viene consumata fisicamente può essere virtualmente condivisa in una comunità o in una forma di autoconsumo collettivo. A quel punto sarà premiata. Per quanto riguarda le comunità energetiche, il premio vi sarà se l'impianto non supera un megawatt di potenza, perché è pensata proprio per utenze come le PMI, come i condomini, come gli enti che non sono fortemente energivori, perché sarebbe più difficile ricondividere l'energia stessa. Velocemente, graficamente, autoconsumo collettivo, impianto fotovoltaico a tetto, l'energia prodotta viene immessa in rete e ricondivisa virtualmente su tutte le utenze dello stesso edificio. Quella non autoconsumata viene immessa in rete e venduta. Esteso può essere di tre tipi: fisico, se il cavo è entro 10 km, quindi connetto la mia utenza multisito fisicamente; se è un multisito sotto la stessa cabina primaria, posso generare energia fotovoltaica rinnovabile su un sito e l'eccedenza, quella che non ho condiviso, non ho autoconsumato, viene erogata all'altro sito, e tutto ciò che non viene consumato viene buttato in rete e venduto in rete, quindi a mercato. E l'ultimo, quello che in Axpo chiamiamo corporate PPA, che è prettamente commerciale. Ho un sito a Genova e un sito a Milano. A Genova faccio un impianto fotovoltaico sovradimensionato, l'energia eccedente, attraverso una prettamente una gestione commerciale e contrattuale, virtuale ovviamente, la rivendo al sito milanese. Mi è andato via lo schermo sul più bello. In ultimo, come mi ha detto, l'evoluzione dell'autoconsumo nelle comunità energetiche. Io, indipendentemente dal fatto che sia la stessa ragione sociale, più ragioni sociali, enti, entità, persone fisiche, PMI, possono condividere, fatemi dire anche che fisiologicamente c'è anche un aspetto sociale, perché si mettono in associazione una serie di realtà e condividono l'energia prodotta, tutto ciò che incentiva, tra l'altro con un incentivo statale ovviamente che le favorisce. Tutto ciò che non viene autoconsumato può comunque essere venduto in rete, quindi c'è un ulteriore introito per la comunità. Come detto, io rappresento una ESCO, e quindi come può essere coinvolta una ESCO nelle comunità energetiche? Con tutto ciò che fa la ESCO, perché le comunità energetiche rappresentano davvero anche l'evoluzione dell'efficienza energetica. Quindi cosa fa? Coinveste, cioè investe o coinveste, quindi finanzia o cofinanzia l'investimento, il progetto di efficienza, ne fa il progetto fino alla progettazione esecutiva dell'impianto, installa l'impianto, quindi acquisisce e installa l'impianto per conto del cliente finale, della comunità, ne dirige i lavori, fa il commissioning, porta gli impianti fino al collaudo e alla messa in servizio, ovviamente ne fa la manutenzione e, in ultimo ma certamente non di importanza, ne valuta i risultati, perché poi l'ESCO cosa fa? Va a valutare quelli che sono i risultati della comunità energetica, ovvero quanti risparmi in termini di CO2 e in termini di bolletta evidentemente ridotta può portare alla comunità stessa. Grazie, io mi fermerei anche qua. Ottimo, forse vale la pena spiegare dove guadagna, nel senso come si regge in piedi, perché sembra che sennò sia tutto... Ci sono tre forme, insomma, il fatto che io generi come comunità energetica energia rinnovabile sicuramente ho un primo introito dal fatto che non prelevo da rete, esatto, che abbiamo capito in questo periodo. Quindi un primo risparmio. Primo risparmio, il fatto che autoconsumo per me stesso, per me comunità, sto immaginando equamente di dividere nella comunità il primo il guadagno risparmio. Non spendere. La ricchezza nasce dal risparmio, diceva qualcuno. Il secondo è un incentivo statale che viene dato alla comunità se fa la comunità, fondamentalmente, certo, quindi se ha certi criteri. E il terzo è l'eventuale, il fatto che ci siano tante utenze fa un po' effetto batteria, quindi tante utenze utilizzano meglio ovviamente l'energia generata da fonte rinnovabile, che di per sé, come sapete bene, è intermittente, non è programmabile. Certo. Questo bilancia un po'. Nonostante tutto ci sarà fisiologicamente qualche immissione in rete, il terzo guadagno è che l'immissione in rete viene valorizzata a mercato e di conseguenza la comunità avrà anche l'introito della... Ecco. Però la chiave è evoluzione. Evoluzione, mi sembra. Ottimo, grazie mille. Grazie a voi. Grazie.